troppo presto per dire come è stato, perché abbiamo iniziato da veramente poco. Quando la società mi ha proposto questo nuovo inizio, l'ho accolto con entusiasmo per una serie di motivazioni anche personali, e devo dire che sono in una squadra molto giovane e quindi è un continuo scambio reciproco di vibrazioni, no? Loro mi danno un po' di spensieratezza e io cerco di dare il mio apporto più a livello di esperienza. Ma come ti dicevo, vengo da 2 anni e mezzo di stop e l'ultima annata, devo dire, molto particolare appunto a livello personale. Ho avuto un anno molto difficile e per me questa è un'occasione per trovare un po' di ossigeno nuovo che, devo dire, mi serve proprio in questo momento. Ma l'ambiente è è un ambiente giovanissimo e quindi molto spensierato, e devo dire che finora ci siamo allenati sempre molto in tranquillità. Il gruppo mi sembra affiatato, anche se è molto presto per dirlo perché abbiamo fatto poche uscite sul campo e di squadra, però ho delle buone sensazioni da parte di tutte le ragazze. A livello personale spero di riuscirmi a rimettere in gioco e di ritrovare ovviamente la forma atletica necessaria per arrivare a essere d'aiuto alla squadra. E a livello di squadra è un po' una scommessa, credo, anche da parte della società, a far funzionare questo mix di giovani e più esperte. E quindi, però, credo sia un mix abbastanza vincente. Per quel che ho visto ci sono un sacco di spunti positivi. No, io non la vivo con pressione perché ora io ho un altro lavoro e quindi non è più la pallavolo come una volta per me, perlomeno. Più che pressione me la vivo come un'occasione per tornare a divertirmi facendo comunque lo sport che ho amato per tutta la vita.